Chiedo scusa a tutti, ho sbagliato e voglio pagare per quello che ho fatto, ma non ho ucciso Ismaele. Sono queste le dichiarazioni rese oggi in aula da Igli Meta, giovane albanese condannato in primo grado all'ergastolo per l'omicidio del 17enne Ismaele Lulli di Sant'Angelo in Vado. È accusato di essere l'autore materiale del delitto commesso il 19 luglio 2015 in concorso con il connazionale Mario Mema, al quale erano stati inflitti in primo grado 28 anni e 4 mesi di reclusione. Meta ha confermato di aver sferrato due coltellate a Lulli dopo aver attirato in un tranello il 17enne, colpevole a suo dire di aver avuto una relazione con la sua fidanzata. Io non ho sgozzato Ismaele, ha però affermato al processo d'appello ad Ancona, raccontando che sarebbe stato Mema a indossare i guanti che aveva in auto e a infliggere il fendente letale alla gola di Lulli. Sul coltello, invece, ricevuto da un amico qualche giorno prima, Meta sostiene di averlo chiesto per tagliare i panetti di hashish che spacciava, perché l'aveva perso. Intanto la madre della vittima, Deborah, chiede a gran voce l'ergastolo a entrambi gli imputati. Ismaele non c'è più e nessuno potrà restituirmelo, ha dichiarato, però vorrei giustizia. Io non vivo più, ma almeno potrò dirmi di aver fatto il possibile.